Ancora attesa per il futuro delle quattro good bank nate dalla risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e CariFerrara, un complicato processo di vendita che resta al centro di trattative che starebbero comunque procedendo. Beh, io sapete che non ho mai fatto nomi di compratori per correttezza, poi li leggo sui giornali, ne ho letti tanti in questo periodo, quindi non lo rifarò neanche oggi. Sicuramente il rapporto con chi è interessato a comprarci va, continua, è giornaliero e quindi passi avanti continui. Vendite in blocco singole, perché ancora anche questo non si sa. Intanto è stato depositato giovedì scorso in tribunale ad Arezzo un documento in lingua inglese contenente una dichiarazione del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che certifica la licenza ad esercitare l'attività bancaria di nuova Banca Etruria. La licenza era stata richiesta dal giudice della sezione civile del tribunale di Arezzo, Marco Cecchi, durante la causa scaturita dal ricorso presentato dall'avvocato Pier Filippo De Marchis per conto di Immobiliare Corso Italia, a fronte di una richiesta di restituzione di mutui e finanziamenti ad un gruppo di risparmiatori. Aveva fatto opposizione chiedendo se la banca avesse la licenza per operare oppure no. Ma io le dico solo che ho chiesto a una collega un paio di giorni fa se mi vedeva su internet se Kafka era ancora vivo o era morto. Se fosse vivo, la ricerca non me l'ha data, io gli suggerirò un qualcosa su cui scrivere.